il decreto Salvini è ormai legge e i tratti salienti della norma sono quelli di andare, delle norme, sono di andare a ridisegnare un sistema per il riconoscimento della protezione internazionale e sostanzialmente dell'accoglienza e quindi di imporre delle regole diverse su una fetta molto limitata degli stranieri. Se pensiamo che in Italia ci sono 5 milioni di stranieri, coloro che sono attualmente all'interno del percorso di accoglienza sono circa 200.000. Facendolo si elimina un permesso, che è il permesso per motivi umanitari, che è previsto in 20 stati su 28, e questo aspetto ridurrà molte persone in clandestinità. Questo permesso è un permesso che consentiva di dare attuazione all'obbligo costituzionale del diritto d'asilo e quindi si tratta di una violazione particolarmente grave che credo originerà un grande contenzioso oltre che una grande lesione di diritti sottostante. Si aumentano inoltre i tempi di trattenimento nei centri, che è l'andare al contrario di come si era fatto in passato, perché in passato, nel 2014, i tempi di trattenimento nei centri di detenzione era stato ridotto perché l'evidenza era che se non si riusciva a rimpatriare in poco tempo non ci si riusciva più e quindi allungare i tempi aumentava solo ed esclusivamente le spese dello Stato, oltre a configurare, diciamo, una limitazione di libertà personale assolutamente fuori luogo. Ora, questi sono due dei principali elementi, poi possiamo andare a parlare del fatto che i richiedenti asilo non potranno chiedere la residenza, dell'aumento dei tempi per la concessione della cittadinanza che passano da 2 a 4 anni, possiamo andare a parlare dell'aumento delle ipotesi di diniego e revoca dell'asilo, che vedono anche piccoli reati, addirittura denunce per piccoli reati, diventare preclusive per una protezione che invece è volta a tutelare dalla lesione di diritti fondamentali. Si è parlato anche di potenziali conflitti con la Costituzione, da quali punti di vista si possono rilevare queste incompatibilità? L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, della quale io faccio parte, ha redatto un documento in cui ci sono davvero decine di punti, profili di possibile incostituzionalità che vanno a toccare l'aspetto del diritto alla libertà personale, ad esempio in maniera assolutamente potente. Il pensiero, ad esempio, di sottoporre al trattenimento lo straniero perché privo di documenti, nel caso in cui, come noi tutti sappiamo, le persone che arrivano a richiedere asilo sono normalmente senza passaporto, documenti di identità, configura praticamente una lesione ex legge del diritto alla libertà personale del richiedente asilo.